Sailor. Sono Ferdinand, sono un gran fan di Sailor Moon. Ieri non ho potuto dirvi in questi giorni, perché poi è stato fatto lunedì, non so se mette furia. Ieri sono stato ospite, insieme agli altri ragazzi del Sailor Team, di una live sul canale di Framore Matte Channel, quindi ecco perché non è uscito nessun video. Poi l'ho detto anche nella pagina del mondo di Sailor Moon. Ricordate che oltre a YouTube io sono attivo in Instagram, Twitter, Telegram e Snapchat, e infine Facebook, soprattutto Facebook, con la pagina del mondo di Sailor Moon, che troverete sotto nell'info box. Troverete il calvario del dente. Il calvario del dente alla fine era un privato e quindi era più di 1.000 euro per togliere un dente, quindi alla fine sono tutto da capo. Adesso farò una richiesta tramite Medicurante, ASL, ora non so, per vedere se riesco a togliere. Praticamente il dente si è rotto. Sabato pomeriggio mi sono proprio la caria a distruggere una parte del dente qui. Oggi mercoledì 5 luglio 2017, ieri era il 4 luglio, la festa dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America, però nella mia famiglia c'è il 4 luglio, un compleanno di una mia parente, quindi è sempre festa all'interno della mia famiglia, no quella americana, giustamente. E oggi parliamo, in questo primo unico video, prima che vada al tirocinio lavorativo, come sapete, di Dragon Ball. Analizziamo Dragon Ball. Alla fine io ho deciso di portare oggi proprio Dragon Ball per continuare a parlare delle serie. Dopo aver analizzato le varie serie, analizzeremo, come faccio in pillole Sailor, con i personaggi di Sailor Moon, i personaggi di Dragon Ball. Dragon Ball Kai, in poche parole, è un continuo di Dragon Ball Z e viene prima di Dragon Ball Super, cronologicamente parlando, perché Dragon Ball Kai è il continuo di Dragon Ball Z, ma soprattutto è più, io penso sia molto più legato a Dragon Ball Z, quindi un continuo. Dragon Ball Kai è composto da 159 episodi e viene creata da appunto dal mangata, ora non so se ho detto giusto, Giuseppe o Chiara, correggetemi nell'info box. Vediamo un po' se riesco a trovare. Toriyama mangata Toriyama, non so se si pronuncia così, quelli che fanno ovviamente i manga, ricordo sempre che io mi dimentico sempre questo termine giapponese per indicare quelli che creano i manga, visto che Giuseppe e anche Chiara sono Framore Matte Channel, che mette a Blitzer, hanno manga, comprano manga, quindi per loro è naturale, invece per me no, quindi a volte mi confondo quei nomi. L'altra volta l'avevo detta anche male e quindi anche chiedo scusa. Per il 20° anniversario di Dragon Ball, come è successo nel lontano 89, come era successo con Sailor Moon, era nata appunto Sailor Moon Crystal, per i 20 anni di Dragon Ball viene creata Dragon Ball Kai. In Giappone fu trasmesso dal 2009 al 2015, ogni domenica, penso alle 11, sulla rete televisiva, quella che aveva debuttata nell'89, Fuji Television,
mi sembra dopo One Piece la domenica in Giappone vedevano prima One Piece e poi vedevano fino al 2015 Dragon Ball Kai alle 11. Nel 2009 furono trasmessi i primi 98 episodi. Poi che cosa accade? Poi all'improvviso fu interrotta la serie e non fu più trasmessa su Fuji Television. E nell'agosto del 2009 uscì un home video DVD con questi extra, con questi episodi di Kai extra. Non si sa per quale motivo, forse per calo di ascolti, per questo, per quest'altro, fu interrotta. Fuji Television, sempre la stessa emittente, dopo 3 anni, quindi siamo 2009, 2010, 2011, penso nel 2012, dopo 3 anni riprende il proseguimento dell'episodio, cioè dell'anime, con gli altri episodi dopo a partire dall'episodio 99, fino all'ultimo episodio, il 159, il 28 giugno del 2015. Dopo 3 anni cambiò anche il registro, dall'episodio 99 all'episodio 159, dal primo episodio al nuovo episodio c'era un altro regista alla regia. Come ho detto, nel manga è praticamente un proseguimento di Dragon Ball Z e quindi si parla di più del periodo di Majin Buu. Ci sono delle differenze con Dragon Ball Z e Dragon Ball Kai, ovviamente. La grafica è migliorata perché in HD, eccetera, eccetera, nuove tecnologie degli anni 2000 giapponesi, diciamo così. La durata degli episodi, a differenza di Dragon Ball Z, per coloro che se lo ricordano, durava in eternità un combattimento. In Dragon Ball Z, vi ricordate, combattimento tra Cell, Goku, Goku Majin Buu, Goku e Freezer. In Dragon Ball Kai dura molto meno, come se fosse come se Kai riprendesse il manga di Dragon Ball Z, per farvi capire, come Sailor Moon Crystal riprende il manga di Sailor Moon ed è più corto come durata rispetto all'anime vintage di Sailor Moon degli anni 90, per farvi capire, per farvi un esempio. E quindi questa è stata la novità, perché Kai ha una durata più breve. Il termine Kai, perché si chiama Dragon Ball Kai? Dragon Ball Z l'abbiamo visto l'altra volta, andate nelle playlist per vedere le mie 2 recensioni sulla Dragon Ball, la prima serie, e Dragon Ball Z la seconda serie. Kai vuol dire in giapponese revisionato o modificato, quindi viene sostituito lo Z per dire Kai, e quindi per dire che è stato modificato o revisionato. Dal 5 luglio 2015 il brand, chiamiamolo così, fu sostituito, visto che Kai era terminata il 28 giugno, fu sostituita da un nuovo brand che è Dragon Ball Super. Dimmi. Scusate l'interruzione, stavo dicendo, il 5 luglio, dopo che Kai era terminata, inizia, viene sostituito da un nuovo brand, Dragon Ball Super, che è tuttora, mi sembra. Ricordo che anche Super, come Kai, è un proseguimento di Dragon Ball Z, ma Super è più legata all'ultima parte del manga dedicata a Dragon Ball Z. Ora mi sembra che viene Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Kai, Dragon Ball Super e infine Dragon Ball GT. Dovrebbe essere così l'ordine cronologico. Dragon Ball GT è l'unico
delle serie di Dragon Ball che non ha sensibilità, ecco, di manga, perché fu voluta dai fans di Dragon Ball e quindi fu creata appunto Dragon Ball GT. Per quanto riguarda l'Italia, perché fino adesso gli italiani non conoscono ancora, l'hanno visto in giapponese o in italiano, il doppiaggio per ora non si sa se arriverà in Italia o su Mediaset o sulla Rai oppure su altre cose, non video, questo non lo so. Dragon Ball Kai è una serie inedita tuttora in Italia. Non so adesso bene per quale motivo nessun emittente decide di acquistare. Nel 2009 all'epoca il direttore di Italia 1, Fabrizio Margaria, ho detto giusto, disse un'intervista nell'agosto 2009 che Mediaset non era interessata ad acquistarla perché Dragon Ball Kai è una remasterizzazione in HD di Dragon Ball Z. E secondo me questo è un po' sbagliato, siamo nel 2009, e penso che è un po' sbagliato perché appunto i fans vogliono anche vedere i fans italiani doppiati in italiano. E stavo dicendo appunto, è peccato che in Italia questa serie rimarrà per sempre inedita. Con tutto questo ho concluso il video dedicato a Dragon Ball Kai. Nell'info box troverete tutti i miei contatti nel Facebook, Telegram, Snapchat, Instagram, eccetera eccetera. E i ragazzi del Sailor Team, Chiaraccio, Famone, Mate Channel, eccetera eccetera. Se volete farmi delle domande, ricordo che c'è sempre. Deve essere sempre interrotto. Ricordo, stavo dicendo che se volete farmi delle domande sotto l'info box c'è l'hashtag SailorAsk. Ovviamente non fate le domande. Penso sarà domani un video sulla Walt Disney, ora non lo so, non mi ricordo, ho tante cose in testa. Guardate Sailor, noi ci vediamo appunto domani, forse con un video a tema Disney. Ah, un'altra cosa da dirvi, ricordo che l'iscrizione per il Sailor Team è aperta da luglio fino a settembre. Se volete partecipare, scrivete partecipate al video sotto al mio video, non lo potete fare in altri video, allora ragazzi del Sailor Team. E ricordo che Anime Commentary è stata rimandata probabilmente più in là, non si sa ancora, quindi doveva partire a luglio, però è stata rimandata, non so quando riprenderemo a fare Anime Commentary. Bene, noi ci vediamo domani con un video a tema diverso, se non appunto quello della Volvo. Ciao ciao!